quindi che cos'è? Questo è un sorbetto. Ecco, giusto vi faccio la definizione di sorbetto. Normalmente il sorbetto è un gelato di frutta leggero e dissetante a base di acqua, frutta, zucchero e una leggera dose di stabilizzante che è dato dalla Belsante. Come vi ho già detto, sono farine di tipo naturale, senza emulsionante, quindi qui non c'è le 471 per dire, no? Le classiche emulsionanti, monodigliceride degli acidi grassi, no? Quindi non c'è questo, il 471 è quello che dà quella sensazione, quell'untosità al palato, in poche parole è crema da scarpe, via, se voi la vedete, in realtà non è nient'altro che del grasso, no? Della brigantina. Bene, questo è un prodotto sui 28% di zuccheri, quindi lo sentite, questo 28% di zuccheri non vi dovrebbe far percepire il cristallo di ghiaccio, proprio perché se io scendo oltre il 24% di zucchero comincio a vedere su quel cristallo di ghiaccio. Ad esempio, se voglio fare una granita, la granita, proprio per la definizione stessa, deve essere granita, quindi il cristallo di ghiaccio lo dovete sentire. Poi qui c'è la definizione se è cremolata, granita, se è granita siciliana, qui ci potremmo fermare una settimana. Ecco, se voglio fare una granita, quindi io vado a una percentuale di zuccheri bassa, pur mantenendo il gusto. Se voglio fare un gelato di frutta da dessert, vado sopra il 26%, al massimo il 32%. Se voglio fare un gelato da metà pasto, è fra la granita e il gelato da dessert, c'è il gelato da metà pasto. Quello che risciacqua, diciamo, il salmone prima del filettino, quello che risciacqua il palato. Dunque qui c'è, lo dovreste sentire, perché c'è il 50% di frutta. Quindi voi ogni volta, ogni cucchiaino che mettete in bocca, la metà era fico. Quindi qui lo sentite bene. Ci sono dei gelati di carapina, gelati, dei sorbetti, quello all'anguria, che ha il 70% di frutta. A volte anche il 72%, quindi vuol dire che non ci entra acqua. Quindi è frutta e zucchero. Lo si fa con l'anguria, lo si fa con i frutti deboli. Il fico è un frutto medio debole, non è un frutto forte, poi dipende dalla varietà del fico. Per intenderci, il frutto forte è il limone, quindi un 15%, un 20% di succo di limone lo apprezzate. Se io qui con il fico ci faccio un sorbetto al 20%, poi sentite l'acqua. E poi come retrogusto arriva il fico. Però se mettete al 50%, non si sentite la botta. Ecco, su questo fico, spero buono, poi me lo direte. L'abbinamento, diciamo, il tentativo è quello di fare un abbinamento, diciamo, effetto Macedonia. Vale a dire, abbiamo il brachetto, sapete, il brachetto è un vitigno, oltre ad essere una tipologia di vino, brachetto d'Aquila è il nome della DOCG piemontese, brachetto è proprio il nome del vitigno. Esistono d'Aquila e quello di DOCG, prodotto solo appunto con brachetto in quella zona, un vitigno delicatissimo che il vero brachetto d'Aquila non costa, un po' costa 2 euro. Perché è un vitigno molto delicato, maturazione molto, molto tardaria, soggetto alle muffe, soggetto a una serie di problemi di coltivazione che lo rendono relativamente costoso. Quindi il brachetto di OCG è comunque una, si differenzia dagli altri brachetti. Se guardate, ad esempio, al supermercato ci sono tanti brachetti, ma solo quello d'Aquila ha una certa garanzia di qualità e anche di prodotto iniziale. È il classico appunto spumante di metodo Charmat, quindi in autoclave come l'Asti, quindi un prodotto dalla elevata CO2, quindi insomma 6-5 atmosfere, ma da questo caratteristico profumo incredibile, profumatissimo, appunto di fragola di bosco, di ciliegia, di lampone, questo profumo ricchissimo che è direi anche molto riconoscibile. Il brachetto è uno dei pochi vitigni come la Malvasia, come il Gewürztraminer, che sono aromatici primari, cioè il profumo che sentite nel vino è lo stesso che sentite nell'uva, quindi non è che viene, si crea durante la fermentazione, è un profumo precursore aromatico, è lo stesso che c'è nell'uva, profumo dello stesso. Quindi sono piuttosto rari questi vitigni, ma danno un'impronta molto forte. Quindi in questo caso questo profumo
Allora, in questo caso avremo ovviamente l'effetto sgrassante della CO2 sulla componente grassa del nostro gelato, però avremo anche, diciamo, la componente addizionale di profumo di fragole e lampone su quella che è il fico, quindi dicevo appunto l'effetto Macedonia del... Ecco, in questo caso sentite in bocca che abbiamo due effetti. Primo, la CO2 è come se espandesse il fico e ce lo fate sentire in maniera quasi più esaltata. Più chiaramente si aggiunge alla sensazione che rimane nel palato di fico questa fragola, che ovviamente poi la persistenza di brachetto non può essere la persistenza di un vino rosso chissà quale invecchiato, però lì per lì ci dà una sensazione di freschezza molto piacevole, che ci risveglia un po' il palato e ci fa sentire per un attimo il fico, la fragola e poi chiaramente il finale di nuovo sul gelato, ovviamente pronto per la palettata dopo, quello chiaramente. Tanto lo riproviamo.